l'ordinamento di polizia! È vergognoso! Non siamo più in un paese democratico! Dobbiamo renderci conto di questa cosa! E domani continueremo! Domani Roma verrà ancora azioni di sabotaggio, di contrasto, di testimonianza! Vergogna! 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 Andando diciamo male, nel senso che il messaggio che ci vogliono mandare è chiaro, è quello dell'intolleranza, è quello del blocco completo di qualsiasi forma di dissenso, è quello per cui se te esci fuori e cerchi di dire la tua vieni caricato, vieni fermato e soprattutto vieni tenuto in questura. Diciamo tutti i paesi del mondo che a loro modo stanno contestando le politiche globali che sono state decise nei 20 anni passati da questo G8, e di fronte a questo e a chi prova a manifestare il proprio dissenso la risposta è chiara, è intolleranza, è blocco di qualsiasi altra forma di idea, di qualsiasi altra forma di proposta, è questo fantomatico G8 dentro a una città martoriata come L'Aquila che vuole sembrare... Legal Team Europa, it's lawyers who are participating at those demonstrations in order to secure the rights of demonstration and expression, basically. The idea is also like to monitor what's going on, especially violences from police, and also if people are arrested, try to get their names, to know where they go, and to provide them with legal aid immediately. The LSP, the Left Socialist Party. We're members of the CWI, that's our international organization. So here in Italy, we call LOTA. We work inside the Rifondazione. We're not too happy about things that are going on right now. There is no organization, as you can see. It's a very small demonstration now. In 2001, the people that lived in Genoa supported the groups. Today in L'Aquila, and we're protesting against the capitalists, so I think we need to approach the people who live there and tell them that we're on the same fight, that we stand for their rights also, for the workers. They lost their houses in the earthquake, and the capitalists isn't...